scusate e dovete continuare a mandare commenti, a fare domande, e noi risponderemo anche se non siamo in diretta. Allora, abbiamo qui Stefania Ilari che ha scritto con noi una serie di libri, l'ultimo dei quali è La magia in un battito d'ali. Ciao Stefania. Ciao Marco, buonasera a tutti e grazie per avermi invitato, grazie per essere qui, veramente grazie, grazie, grazie. Allora, la prima domanda che voglio farti è questa: cosa le persone dovrebbero conoscere di te? Sì, allora, dunque, intanto vorrei aprire questa presentazione per il mio nuovo libro se me lo permetti, con una frase, una citazione a cui tengo veramente tantissimo, che è di Dostoevskij, e è "La bellezza salverà il mondo". Questo perché? Perché secondo me in queste poche parole c'è l'essenza della vita, c'è la profondità dell'anima, perché per bellezza in questa parola c'è la gentilezza, c'è il perdono, c'è la compassione, ma soprattutto c'è l'amore, l'amore nei riguardi di noi stessi e nei riguardi del prossimo. E soprattutto dopo l'amore c'è la gratitudine, quindi l'essere grati ci fa veramente entrare in un altro emisfero. E successivamente a questa citazione io introdurrei "La bellezza è negli occhi di chi guarda" e di Goethe, perché una volta che l'amore, una volta che la gentilezza, che la compassione, che il perdono, che l'essere grati sono entrati dentro di noi, nel nostro cuore, ecco che riusciamo a guardare il mondo in modo diverso. Quindi il mondo cambia ai nostri occhi, proprio perché è cambiato il nostro mondo interiore, di conseguenza cambia anche il mondo circostante. Allora, questa piccola premessa, Marco, permettimela perché ci tenevo veramente tanto. E per quanto riguarda la tua prima domanda, allora, cosa le persone dovrebbero conoscere di me? È veramente una gran bella domanda e anche difficile per me perché io penso che ognuno di noi vede nell'altro ciò che è se stesso, ciò che siamo noi lo vediamo nell'altro, quindi l'altro funge da specchio e le persone poi mi conosceranno molto meglio attraverso i miei libri, perché è lì che mi trovo. Lì si trova la mia anima, in tutti i miei libri, come si trova anche nei miei quadri, e la mia essenza si trova proprio nei miei libri e soprattutto tra le righe, oserei dire. Quindi in ogni libro, in ogni quadro che dipingo c'è una parte di me. Quindi penso che i miei lettori mi conosceranno molto meglio attraverso la lettura nelle mie storie. Bene, mi sembra un ottimo invito. Ricordiamo che i tuoi libri saranno disponibili sul sito di Progetto Cultura, su tutti gli store online, nonché anche il giardino dei libri. E quello che ti ho detto prima è anche molto bello perché la sensazione che si prova dopo la lettura di tutti i tuoi libri è proprio questa, cioè ti senti una persona diversa, capace di apprezzare anche le piccole cose che magari in una giornata possono accadere. Quindi è un ottimo modo la lettura dei tuoi libri per apprezzare questo, insomma. Allora, la seconda domanda che voglio farti è così di fantasia: se per ipotesi tu dovessi trovarti 2 mesi chiusa in casa senza dover uscire, quali libri vorresti con te? Allora, che poi non è proprio di fantasia, Marco, perché l'abbiamo vissuto purtroppo, abbiamo vissuto questa clausura, cioè forzata per questa pandemia, quindi ognuno di noi ha vissuto sulla propria pelle la chiusura, il non poter uscire, non poter condividere la propria vita con gli altri.
E questo ha il risvolto della medaglia, quindi la tragedia ha sempre il risvolto della medaglia ed è quello che non potendo uscire fuori, questo ci ha permesso di entrare dentro. E quindi entrare dentro di noi scoprendo veramente un mondo nuovo, un mondo sconosciuto. E un'altra opportunità che ci ha dato questa chiusura, e quindi non poter uscire, è stato quello di andare a leggere o rileggere i tanti libri che avevamo nella libreria e che avevamo un pochino accantonato. Nel mio caso, per esempio, la lista potrebbe essere infinita, però adesso vado a citare gli scrittori che sono, mi sento più vicini, possono essere Gandhi o il Dalai Lama o Rumi, Dostoevsky, Lao Tzu, sono anche un po' di parte perché essendo comunque un insegnante di yoga, la lista è infinita fino ad arrivare al metamedicina con Claudia Rainville, che anche amo come Steiner o Jodorowsky, o fino ai giorni nostri con Daniel Lumera, Selene Galloni Williams, o Paoletti. Quindi ecco, diciamo che veramente la lista è infinita e quindi sono stata veramente in ottima compagnia. Bene, l'altra domanda che voglio farti è con quale scrittore vorresti fare due chiacchiere, anche del passato chiaramente, e quale sarebbe la tua prima domanda? Anche questa è una bella domanda importante. Allora, gli scrittori con cui vorrei parlare sono tanti, tra coloro che ho citato, ma anche molti, molti altri. Però dovendone scegliere uno, allora scelgo Carlos Castaneda, a cui sono molto affezionata perché lui nasce come antropologo, però poi diventa uno scrittore di fama mondiale. E in realtà lui è uno sciamano e quindi è erede dell'antica sapienza degli sciamani. E mi piacerebbe parlare, per esempio, con lui e rivolgergli alcune domande sull'arte del silenzio, che è un libro che adoro, proprio perché per me il silenzio, a parte io sono affascinata dallo sciamanesimo, quindi faccio questa piccola premessa. Per me il silenzio, non solo come insegnante di yoga, ma è fondamentale. Quindi ognuno di noi dovrebbe ricavare durante il quotidiano anche pochi minuti di silenzio. Il silenzio è d'oro, come dicevano gli antichi, proprio perché anche quei pochi minuti di silenzio ci fanno ascoltare, quindi ci riportano nel nostro mondo interiore. Usciamo dal mondo esteriore caotico ed entriamo nel nostro, che anche il nostro comunque è un mondo caotico. Però attraverso la respirazione, attraverso la meditazione, noi riusciamo a silenziare i nostri pensieri, a silenziare il nostro mondo. Ed in questo modo noi andiamo a cambiare il nostro mondo, il mondo interiore, e cambiando il nostro mondo andiamo a modificare il mondo esterno, quindi diventiamo come uno spanda. E il silenzio ci porta alla conoscenza di noi stessi e quindi andiamo a donare amore attraverso la conoscenza. E andiamo anche a, ci conduce anche a fare un passo importante nella nostra vita, diciamo il passo più importante che secondo la fisica quantistica è un passo che ci porta oltre, quindi oltre tutti i nostri preconcetti, oltre la nostra visuale limitata, oltre il giudizio, oltre la rabbia, oltre le varie problematiche che poi, una volta fatto questo passo quantico, ci rendiamo conto che tutte queste problematiche si trovavano soltanto all'interno della nostra mente, ma in realtà non esistevano. E a quel punto cambia il rapporto sia con noi stessi, sia con gli altri.
perché ciò che dobbiamo comunque imparare da tutto questo è che tutti noi siamo collegati. Siamo collegati ed è per questo curare i nostri pensieri, cioè aver cura della qualità dei nostri pensieri, che siano comunque pensieri positivi, pensieri rivolti al benessere non solo del nostro, ma anche del benessere altrui. E una volta veramente fatto questo passo fondamentale per la nostra vita, che è collegato all'amore, ci rendiamo conto che tante cose diventano effimere, mentre invece le cose importanti, quali i valori, quelli restano come pietre miliari. E qui, Marco, se mi permetti, vorrei leggere un pensiero, una citazione che a me è molto, per me è molto importante, perché ho veramente nel cuore. Prima abbiamo nominato Gandhi, e quindi vorrei leggere questa citazione, questa la devo leggere perché non voglio sbagliare neanche una virgola, di Mahatma Gandhi, ed è questo: mantieni i tuoi pensieri positivi, perché i tuoi pensieri diventano parole. Mantieni le tue parole positive, perché le tue parole diventano i tuoi comportamenti. Mantieni i tuoi comportamenti positivi, perché i tuoi comportamenti diventano le tue abitudini. Mantieni le tue abitudini positive, perché le tue abitudini diventano i tuoi valori. Mantieni i tuoi valori positivi, perché i tuoi valori diventano il tuo destino. Ed è questo che è fondamentale. Quindi dobbiamo dar valore ai nostri pensieri, perché poi i nostri pensieri costruiscono tutto il resto, quindi costruiscono la nostra vita. Bellissima citazione, molto 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 bella. E tra l'altro il gioco del silenzio, non a caso, penso si faccia anche da bambini, no? Si fa il gioco del silenzio proprio per imparare non soltanto a farsi a star attenti i bambini, ma anche proprio a farli un po' pensare a quello che stanno facendo. Verissimo. E allora, ora l'ultima domanda che voglio farti è sempre relativa un po' a te stessa, è: cosa vuoi fare da grande e cosa volevi fare da piccola? Allora, diciamo che da grande sto cercando di realizzare i sogni che avevo da bambina, perché i miei sogni da bambina sono sempre stati quelli di aiutare gli animali, aiutare il prossimo, aiutare la natura. Mi è sempre piaciuto fantasticare, scrivere, disegnare, e ora vorrei quindi dire un aneddoto di quando ero bimba, quando frequentavo la scuola elementare. Ai miei tempi si andava da soli a scuola, quindi io, mia madre mi vedeva che uscivo da casa magari con le amichette o con mia sorella, quindi uscivo ma non sapeva mai con chi potessi rientrare, perché rientravo sempre in compagnia. Poteva essere in compagnia di un uccellino che incontravo per strada ferito, oppure un animale, un gattino in difficoltà. Ma parlo anche di compagne, quindi a volte, sai, ci sono i nostri compagni meno fortunati di noi, e quindi le maestre ci invitavano ad ospitarli in casa per dare un po' di affetto, un po' di calore, un pasto caldo. E io mi offrivo sempre in questo, perché mi piaceva e lo facevo proprio con il cuore. E questa cosa continuo a farla oggi, almeno cerco di fare del mio meglio per aiutare il prossimo, e mi piace farlo, mi piace pensare che lo sto facendo attraverso i miei libri, attraverso le storie che scrivo, e perché penso a livello metaforico, in ogni mio libro c'è un piccolo seme, e il mio sogno sarebbe quello di veder germogliare questo seme nel giardino di ogni lettore. Quindi vedere proprio che ogni lettore possa trarre spunto dalle mie storie, come faccio io quando leggo
su ogni libro, per me, ogni libro è un insegnamento profondo. Proprio entro proprio nella storia. E qui ritorniamo pure nel qui e ora, dell'importanza del vivere il presente, che io scrivo comunque anche nel mio libro, ed è molto importante per me viversi il momento. Perché, ecco, io per esempio qui alle mie spalle, non so se si riesce a vedere, ho un quadro che ho realizzato ad olio ed è appunto un ponte. E il ponte è proprio emblematico perché comunque rappresenta il passato e rappresenta il presente e il futuro. Quindi, quando osserviamo gli animali, che secondo me sono i nostri maestri, e osserviamo i bambini, ci rendiamo conto di come loro vivano il presente, vivano il momento in pieno. Cioè, loro sono completamente catapultati e concentrati in quel momento. Per quello sono felici, perché non hanno i ricordi del passato, quindi dal passato sì, è importante per noi perché comunque è importante trarre insegnamento dal passato. Però ecco, per esempio, preoccuparci, come dice la parola stessa, preoccuparci del futuro non ha senso. Perché quel pre ci crea ansia, ci crea aspettativa. Il futuro non esiste, come non esiste il passato. L'unico momento vero che esiste è il momento presente. Quindi questo momento che noi stiamo vivendo, che condividiamo, non solo io e te, Marco, ma anche con tutte le persone presenti, questo momento è un momento fondamentale, perché è il momento presente ed esiste soltanto questo. Quindi per me a volte resto affascinata dalla contemplazione dei gatti, perché comunque i gatti o anche i bambini, ma i neonati, perché già dal momento che crescono iniziano a parlare, già non vanno più in contemplazione, se tu ci fai caso. Quello lo fanno soltanto i neonati. Resto affascinata appunto da questo. Mi ricordo quando avevo la mia gatta. La mia gatta la vedevo completamente immobile e fissava un punto avanti a lei, un punto invisibile. E io veramente ero affascinata dalla sua contemplazione. Poi ho potuto gustare questa contemplazione durante la meditazione, durante l'immobilità. E questo è un qualcosa accessibile ad ognuno di noi, non soltanto agli animali e ai neonati. Anche noi possiamo godere di questa contemplazione e ritornare quindi a ritroso quando eravamo neonati. Contemplare è fondamentale. Eccola, scusa, permettimi di farti una domanda proprio su questo, no? Sì. Su quello che dicevi te relativamente anche all'uomo. Mi viene in mente un verso dei famosi versi di Leopardi, no? Che fanno: dimmi perché giacendo a bell'agio, ozioso, s'appaga ogni animale, me se io giaccio in riposo il tedio assale. Quindi, quanto è difficile per l'essere umano essere felice? Che consiglio gli puoi dare? Già hai dato delle indicazioni, però insomma. Cosa Sì. manca? Allora, intanto è una frase bellissima questa del Leopardi perché ci fa bene intendere quello che stavamo dicendo prima. Ed è vero quello che dice, perché quando gli esseri umani comunque si mettono seduti in silenzio, il tedio assale, quindi arriva l'agitazione proprio perché sono i pensieri che arrivano, quello che dicevamo prima, le varie sovrastrutture mentali, il rumore interno esce. E quindi a quel punto l'uomo ha bisogno di muoversi perché in quel modo va un po' a
diciamo, a togliere tutti questi rumori, ma in realtà i rumori non vanno via, restano. Quindi dobbiamo affrontare questi rumori, dobbiamo proprio a muso duro averli di fronte, affrontarli uno a uno. E quindi qui diciamo che poi entriamo durante la contemplazione, quindi ritorno alla meditazione, alla contemplazione, arriviamo al mondo magico. E qui arriviamo anche un po' al titolo del mio libro, La magia. Perché la magia? Perché, dunque, a livello metaforico, quando noi smettiamo di pensare a tutte queste sovrastrutture ed entriamo nel nostro mondo, ci accorgiamo che accade la magia. E qui, praticamente, scusatemi, io qui devo un attimino vedere una cosa molto importante per me, per tutti, mi auguro, e la magia. La magia è fondamentale perché? Perché è un movimento quantico, come dice Chopra. E la magia è l'anima che si manifesta ed è per quello che è meraviglioso. Tutto è magia nella nostra vita. E dipende appunto dall'occhio con cui guardiamo fuori. Perché la magia è l'anima che si manifesta, perché? Perché ci toglie dalla sofferenza, ci toglie, ci manda oltre, ci toglie dal controllo, ci toglie dal giudizio e tutto questo ci fa entrare nel flusso naturale della natura, senza opporci, perché è proprio l'opposizione, restare rigidi, che ci crea sensi di colpa, ci crea ansia, ci crea rancore e quindi ci crea questa pesantezza, queste catene che non ci fanno andare oltre, ma in realtà le catene le mettiamo noi stessi, siamo noi che ci incateniamo. In realtà le catene non esistono, non abbiamo lucchetti, i lucchetti sono aperti. Quindi noi possiamo comunque liberarci da tutto questo, da tutte queste zavorre e andare oltre ed entrare nel flusso naturale, perché è quello che ci rende felici, è questo che ci sentiamo parte del macro, ci sentiamo parte di e non esseri separati. E a quel punto entriamo in sintonia con la natura, con gli alberi, con i fiori, con le piante. Gli alberi che cosa fanno? Gli alberi crescono perché non vedono l'ora di arrivare alla luce. Una volta che sono arrivati alla luce, si fermano perché a quel punto loro si godono la luce che hanno conquistato. Così dovrebbe essere per l'essere umano. Quindi questa continua, ricerca della luce, che poi non si trova fuori, ma si trova dentro di noi, come la ricerca dell'amore. L'amore non dobbiamo cercarlo fuori, ma dobbiamo cercarlo all'interno di noi. E poi lo vedremo anche fuori. Noi siamo come lo spanda, che andiamo comunque attraverso i nostri pensieri positivi, andiamo a contagiare tutti, come dico poi nel mio libro, quindi diventiamo il virus più potente, il virus dell'amore. L'amore è la potenza più grande che esista, il motore più potente. Non esiste nient'altro più forte dell'amore. Ovviamente parlo dell'amore universale. L'amore prima rivolto verso noi stessi e poi l'amore universale, l'amore per tutto. Allora, il libro, appunto, La magia in un battito d'ali, è composto da una serie di racconti che hanno in comune l'amore, l'affetto e la differenza fra l'uomo e l'animale, in particolare Minnie e il tuo cane. Ma non sarebbe stato meglio chiamarlo l'amore e la felicità in un abbaglio invece che in un battito d'ali? Spiegaci un po' il significato di questo titolo. Allora, un attimo che non vorrei perdermi. Ecco.
Allora, la magia, abbiamo parlato della magia, dell'importanza, perché comunque è la magia che si trova dentro di noi, nel nostro mondo, e tutto questo ci porta alla libertà. Quindi la nostra è una conquista continua. L'uomo sta sulla terra, diciamo, per evolversi e attraverso l'amore che ritrova per se stesso, evolve, quindi noi evolviamo ogni giorno e ogni giorno non siamo gli stessi del giorno prima. Quindi tutto è evanescente, tutto è impermanente, nulla resta uguale. Questo ce lo insegna la natura, perché basta guardare, per esempio, le nuvole nel cielo che cambiano le forme da un momento all'altro, o la natura, i colori che si trasformano nelle piante durante le stagioni. E quindi tutto si trasforma, quindi nulla nasce, nulla muore, ma tutto si trasforma e quindi è ciclico. Tutto è ciclico. Quindi la magia nel mio libro rappresenta questo. In un battito d'ali perché? Perché le ali rappresentano la leggerezza. Quindi sandali alati, i famosi sandali alati, quindi la leggerezza che dovremmo avere come attitudine di vita. Vivere quindi la vita con un po' più di spensieratezza, di leggerezza, senza farci prendere da tutto questo motore del mondo. Ed entrare quindi in sintonia sia con noi stessi che con la natura, e questo ci riporta alla leggerezza. E quindi tutto torna. L'amore, una volta che noi riscopriamo l'amore per noi stessi, l'amore per la natura, e non siamo soli, ma siamo parte della natura, siamo parte del macro, il micro che si va a fondere con il macro. E una volta che abbiamo compreso tutto questo, ci rendiamo conto della bellezza e quindi ritorniamo all'inizio, alla citazione di Dostoevskij sulla bellezza, che tutto è bellezza. Ognuno di noi è unico, ognuno di noi ha in sé la bellezza cosmica. E quindi, una volta poi compreso tutto questo, diventiamo leggeri. Io poi, se mi permetti, Marco, vorrei leggere qualcosa dal Certo, mio libro. assolutamente. Allora, intanto ho scelto alcune pagine. Ed è una è questa che appunto ci parla della felicità. Un giorno giocando con lei nel parco, quindi con lei, con Minnie, e vedendola correre dietro una pallina colorata, la felicità era una costante per lei. E con la lunga lingua rosa fuori dalla bocca tutto rideva in lei, dagli occhi alla coda, senza tralasciare nulla. Mi domandai come mai a lei Minnie non girasse mai male. Come non fosse di malumore o nervosa. A lei bastava veramente poco per essere felice, anzi, era lei la felicità, che si fondeva in modo armonico con gli alberi del parco, i fiori, l'erba, gli altri animali, il cielo, le nuvole, il sole, il vento, i gridolini dei bambini che giocavano felici, le farfalle e gli uccellini. Lei era parte di quel mondo fantastico e al tempo stesso reale, di cui tutti noi siamo parte integrante. Si godeva il momento semplicemente, mangiava ed era felice di ciò che mangiava. Era felice quando le dicevo di aspettare per uscire, nonostante guardasse il guinzaglio con aria eccitata. Quindi qui ritorniamo all'importanza della felicità. Non so se. Ecco, io adesso vorrei dire, spendere alcune parole sulla felicità. La felicità così agognata da tutti noi. Io, per esempio,
parlo per me, fino a un po' di anni fa pensavo che la felicità fosse fare atti eroici, chissà quale cosa dovessi fare per scalare montagne altissime. Invece poi ho compreso che la felicità è nelle piccole cose di ogni giorno e che a volte mi sento dire, non vedo l'ora che arriva il venerdì sera, non vedo l'ora che arriva il sabato per fare delle cose. E se noi potessimo modificare questo modo di pensare e riuscire a comprendere che ogni momento della nostra vita equivale al venerdì sera o al sabato sera. Quindi viverci i nostri momenti, perché ogni momento è unico della nostra vita, non torna più. E quindi vivere quel momento come fosse unico, no, come è unico, non come se, è unico. Quindi Rendersene conto. rendersene conto, bravissimo Marco, perché avere quindi la consapevolezza che ogni momento è fondamentale nella nostra vita. E ecco, per esempio, per me la felicità è questo momento, cioè la felicità per me è questo, cioè condividere questo momento, parlare del mio libro con te, Marco, e con tutte le persone, che sono in ascolto. Questo per me è felicità, è grande felicità, perché la condivisione è felicità, condividere le cose che amiamo, le cose che fanno parte della nostra vita con gli altri. Questo secondo me è un qualcosa di unico, di meraviglioso. Ecco, per esempio, per me la felicità è alzarmi presto al mattino, meditare, praticare yoga con i miei allievi, condividere con loro le mie pratiche, essere utile quando mi chiedono dei consigli, quando mi fanno delle domande. Oppure la felicità è anche guardare la natura, guardare i raggi del sole all'alba, guardare un albero, guardare un fiore che fiorisce. Ecco, per esempio, la natura si offre, si dà, non sta lì a fare le domande, il fiore si offre. E quindi noi dovremmo essere proprio come quel fiore che sboccia, quindi offrirci, darci alla natura, all'amore, alla vita. Senza preconcetti. Quello che dice è molto bello e mi fa venire in mente una frase che ho letto a casa di D'Annunzio, che probabilmente sarà stata presa da qualcun altro, che fa così: io ho quel che ho donato. È proprio l'importanza della Bellissimo. condivisione. Chiaramente non c'era tutto il background spirituale, ma una sorta di amore della condivisione, che comunque è eterno e immutabile, universale, insomma, ecco. Quindi Sì, questo è verissimo, insomma, verissimo sotto tutti i punti di vista. è verissimo, L'altra domanda che voglio farti è relativamente anche a un po' all'aspetto simbolico. Cioè, nel tuo libro ci sono tantissimi episodi, il godere ogni piccolo momento, come abbiamo già detto, ma quindi anche un'occasione di scambio per conoscere altre persone, per parlare con altre persone, per confrontarsi con altre persone, ma soprattutto anche magari, ecco, per affrontare momenti brutti, come per esempio l'aggressione di un altro cane. Parlaci un po' di questo aspetto simbolico, vagamente, insomma, senza svelare troppo, e Sì. poi quanto ci hai messo a scriverlo? Allora, io penso che almeno per quanto riguarda me, i miei libri non li ho scritti da sola, cioè i miei libri li ho scritti in compagnia, perché comunque, a parte sono stata ispirata dalla mia cagnolina Minnie e quindi tutte le mie storie sono ispirate da lei. Proprio perché, come abbiamo detto prima, i nostri amici animali rappresentano i nostri maestri e loro donano amore. Allora, quanto ho impiegato? Ho impiegato, a volte vengo, c'è questa ispirazione forte anche mentre mi trovo, in mezzo alla natura. Infatti vado sempre porto sempre con me un taccuino con una penna, perché a volte mi arrivano delle ispirazioni e quindi io mi fermo, scrivo e
scrivo anche a volte per un'ora di seguito, senza fermarmi. Altre volte invece niente, cioè non mi viene in mente, il libro resta così, incompiuto, lo chiudo e però resto aperta. Quindi mi apro e mi metto in ascolto dei vari segnali che mi manda l'universo, perché l'universo ogni giorno, ogni momento ci manda dei segnali importanti. Poi sta a noi coglierne l'importanza. E quindi quando è così io mi apro e mi metto in ascolto e poi mi accorgo che sentendo per esempio le persone che incontro oppure apro un libro così a caso e mi viene proprio quella parola oppure attraverso la radio o ascoltando una canzone e mi suggerisce proprio quella parola, quella sensazione che mi mancava per andare avanti con il mio libro. E quindi ecco che noi siamo tutti collegati, siamo completamente collegati uno all'altro da questo filo invisibile e poi soprattutto all'universo. Quindi siamo tutti insieme all'universo. Allora, Questa Stefania, hai scritto. non ho risposto però all'altra che mi hai. Ah, è vero, l'aspetto simbolico, Scusami. hai ragione, figurati, no, hai fatto bene, Quello è importante. praticamente per quanto riguarda l'altro, potrei citare, ecco, per esempio, nel Bambino Invisibile, l'altro libro che ho scritto. Appunto, anche quello è una storia vera, una storia vissuta, e c'è questo episodio, diciamo, è triste, ma d'altra parte fa parte della vita, è proprio dagli episodi, dalle tragedie, come quella che abbiamo vissuto anche in quest'ultimo anno, che noi entriamo dentro e è proprio attraverso il dolore, attraverso la tragedia, che noi entriamo dentro di noi e cerchiamo di capire l'insegnamento, capire da quella brutta tragedia che cos'è che dobbiamo imparare. Nel caso del bambino invisibile, per esempio, è una storia sulla pet therapy. E quindi in quel caso è il mio cane che fa un pet therapy ad un bambino, diciamo, con dei, non voglio chiamarli problemi, però disagi comportamentali. E attraverso la vicinanza del cane, il bambino si apre, proprio perché tra anime pure riescono a trovare sintonia. Perché il bambino e il cane, quando si incontrano, creano veramente un'anima pura. E voglio spendere proprio due parole sul bambino invisibile, anche perché è stato un altro libro importante per me, perché mi ha permesso prima di tutto di conoscere tante persone, e questo è il lato magico poi, no? Di quando fai le presentazioni, di quando vai in giro. E quindi questo è il lato fantastico. E poi ho avuto veramente la grande fortuna di partecipare ad un convegno a Caserta. E diciamo che io ho dato il mio piccolo contributo insieme a tanti altri. Era un convegno sulla pet therapy, un convegno per far entrare i cani negli ospedali e per farli entrare anche nelle case di cura, nelle case di riposo. Proprio perché gli animali, in questo caso il cane, aiuta le persone. Questo lo possiamo vedere anche in tutte le varie pet therapy. E poi vorrei citare una piccola, in breve, dell'importanza della pet therapy. La pet therapy è nata grazie al professor Levinson, in America, e lui ha potuto quindi constatare attraverso le sue sperimentazioni della pet therapy negli ospedali. Qui c'è una storia che mi è rimasta veramente nel cuore perché una bambina ricoverata, e questo è uno dei tanti casi
della pet therapy, una bambina ricoverata nell'ospedale del Quebec negli Stati Uniti, una bambina piccola di 3 anni, malata di leucemia e oramai ospedalizzata da tanto tempo. Quindi era il bambino, sappiamo com'è, cioè il bambino ha bisogno di giocare, di stare insieme agli altri bambini, di andare nel parco, di avere l'amore della famiglia. Invece una bambina comunque ospedalizzata stava perdendo proprio quell'aspetto giocoso, quell'aspetto puro, e non mangiava più, non assumeva più farmaci, fino a che ha espresso il desiderio di avere un cane con sé. Quindi ancora i cani non erano accetti negli ospedali. E però visto il caso comunque molto drammatico, i medici in quel caso si sono riuniti insieme al personale paramedico e hanno deciso di ospitare un cane, ovviamente un cane educato, insieme a un operatore di pet therapy. La bambina ovviamente andava in una sala apposita per giocare con il cane, e lentamente i medici sono resi conto che la bambina diventava sempre più attiva, rispondeva sempre di più ai farmaci e ha iniziato a mangiare, proprio perché grazie anche all'operatore di pet therapy, appunto diceva alla bambina: guarda che se tu mangi, mangia anche il cane. Quindi c'era anche una sorta di giocosità, era nata. E quindi la bambina ha iniziato a mangiare proprio per far mangiare il cane, quindi per l'amore verso il cagnolino ha iniziato a mangiare lei. E insomma, per terminare questa storia meravigliosa a lieto fine, la bambina dopo 3 mesi è stata dimessa, perché è completamente guarita. Quindi è avvenuto, veramente è avvenuto la magia del miracolo della vita, grazie all'amore. E quindi ritorniamo sempre all'amore grande, all'amore infinito. Perché con questo ovviamente non voglio dire che la pet therapy può curare tutto e tutti, perché non certo. È purtroppo. Però ci sono stati parecchi casi in cui si sono risolti in modo positivo, in modo felice. E allora questo convegno è nato proprio per far entrare, quindi diciamo sensibilizzare un po' i medici, i primari, c'erano molti primari in questo convegno. E dopo questo convegno e dopo tanto lavoro, poi c'è dietro tantissimo lavoro, adesso i cani possono entrare negli ospedali, e quindi questo è veramente un grandissimo traguardo, utile soprattutto per i bambini, per gli anziani, e quindi è un qualcosa di meraviglioso. Vabbè, gli altri due libri sono Caramella e il coccodrillo golosone e Se la zampetta sì, fosse sulla luna. Allora, certo, ecco, il bambino invisibile, eccolo. E poi abbiamo Caramella, eccolo. Che parla insomma dei disturbi alimentari in grosso modo, no? Insomma, un sì, po'... diciamo che Caramella in questo libro c'è anche qui. Io ho fatto un brevi cenni sull'alimentazione, perché ovviamente io non sono una dietologa, un'esperta, però è in una chiave filosofica. Quindi il cibo non solo nutrimento, ma filosofia di vita. Da sempre il cibo è stato artefice di condivisione, allegria, conoscenza, lavoro, amore. La storia ci insegna moltissimo a riguardo. Oserei dire che l'alimentazione, questa scienza sconosciuta, questa quanto osannata, inflazionata, ricca, curativa o talvolta distruttiva, è peraltro innegabilmente affascinante, intrigante e fautrice di dispute. A mio avviso è importante la cura che impieghiamo nella preparazione del cibo, perché tutto ciò che gli doniamo esce dal nostro cuore, per poi essere offerto a chi amiamo.
come presentiamo il cibo, la varietà dei colori ben assortiti in base al gusto, affinché prima con gli occhi, poi con l'olfatto ed infine attraverso il gusto apprezziamo le pietanze nel nostro piatto. Ecco, qui per esempio c'è nel caramella pure un coccodrillo, c'è cioè una storia ovviamente a livello metaforico, rappresentato da un coccodrillo, ma in realtà rappresenta noi stessi e quando diventiamo ingordi, no, verso il cibo, cerchiamo di andare a, come posso dire, adesso non mi A viene la parola, fagocitare. fagocitare, esatto, a fagocitare attraverso il cibo, e così faceva Caramella. E poi si rende conto invece di altri valori, dell'importanza di avere degli amici, che stare da soli non era bello, e dell'importanza del gioco, dell'importanza della condivisione, ma soprattutto si rende conto di un fattore molto importante. È molto importante quello che noi doniamo al cibo. Quello che noi durante la preparazione doniamo, perché se noi prepariamo il cibo, ma anche un cibo semplicissimo, che potrebbe anche essere un pane e pomodoro, il classico pane e pomodoro buonissimo, col basilico, ma se noi lo prepariamo con la rabbia, con rancore, con l'odio, tutte le nostre emozioni passano al cibo, perché noi ci nutriamo soprattutto di emozioni. Quindi noi siamo il risultato di quello di come respiriamo, siamo il risultato di quello che mangiamo, siamo il risultato delle nostre emozioni. E quindi ciò che noi abbiamo dentro lo doniamo, non solo agli altri, non solo a noi stessi, ma anche al cibo. Quindi preparare anche un cibo semplicissimo, ma con amore, veramente assume un sapore buonissimo. Vi Questo invito. è la famosa, il famoso così, insomma, tutti hanno, cioè, l'ho fatto con il cliente segreto, l'amore, insomma, Ecco. ed è vero, assolutamente la Verissimo. cosa più vera, insomma, tutti gli chef possono confermare quanto è vero questa frase, insomma. Bisogna È vero. sempre mettere attenzione alle cose che si fanno e quindi amore, insomma. E per concludere, parlaci anche un Libro. po' del tuo terzo libro, esatto, E se la zampetta fosse sulla luna. Allora, eccolo qui, e se la zampetta fosse sulla luna, poi ho messo appunto degli appunti, e anche qui, per esempio, è un viaggio all'interno di noi stessi. Un grande viaggio che poi ovviamente vengono anche rappresentati, io descrivo anche diversi paesi come l'India, il Giappone, quindi, e poi di ogni paese parlo delle caratteristiche di quel paese. Per esempio del Giappone è bellissima la fioritura dei ciliegi, parlo dell'India, io sono un'insegnante di yoga e quindi lo yoga nasce in India. E qui vorrei un attimino leggere, se mi è concesso, insomma, non so se ci Come siamo no? con i tempi, ok. Qui si parla del cerchio magico, quindi l'importanza del cerchio, che tutto torna, tutto è ciclico. In quel momento, intorno a lui, cioè mi riferisco a Sean, che è l'interprete della storia, e Sean sarebbe una lepre, e la lepre sappiamo che ha un'importanza esoterica forte. In quel momento, intorno a lui, si formò un grande cerchio magico, quindi ritorniamo alla magia, con tutti gli animali e le persone incontrati durante il viaggio, che tenendosi per mano guardarono Shone, gli sorrisero orgogliosi e fieri per essere stati utili all'evoluzione di quella grande anima. Quel giorno magico, lo scrigno del tesoro si aprì e ne uscì volando una leggera farfalla bianca, che si posò con delicatezza al centro degli occhi di Sean e poi sussurrò al suo orecchio queste parole: "Ora inizia la tua vera vita, vivila al meglio delle tue possibilità, vivi il qui e ora.
È stato un lungo viaggio dove l'universo ti ha donato gli strumenti per cambiare la tua mente, poter ritrovare il tuo cuore e curare la tua anima. E sei riuscito in tutto questo grazie allo yoga. È stata dura, ma ce l'hai fatta. È vero, non hai una zampetta, ma possiedi il respiro, la vita, il tuo cuore aperto, il sorriso e la tua mente libera consapevolmente, come è nei dettami dello yoga. E volò via. In quel momento Sean, grato, con gli occhi lucidi, il cuore palpitante, sollevò gli occhi in direzione del cielo, dopo aver fatto un lungo respiro, esclamò: "Chissà, forse la mia zampetta sarà finita sulla luna." Questo diciamo che è un po' un viaggio bellissimo all'interno di noi, ma c'è anche il risvolto della medaglia, quindi questa mancanza rappresentata a livello metaforico dalla mancanza della zampetta della lepre. Quindi questa mancanza che ha sempre l'essere umano, quindi ha sempre questa ricerca spasmodica verso un qualcosa che gli manca. E questo qualcosa è sempre, quasi sempre almeno, è l'amore. E l'amore lo ricerca fuori di sé. Ecco perché è sempre con questa continua ricerca spasmodica. Ma se invece l'essere umano scoprisse che quell'amore che cerca fuori in realtà è dentro di sé, è dentro di sé. E una volta che l'ha scoperto, lo può anche donare agli altri. Ma finché non lo scopre, finché non lo nutre dentro di sé, come fa a donarlo agli altri? Quindi diciamo, poi in tutti i miei libri c'è un filo conduttore che lascerò scoprire. E il libro di cui parliamo oggi è, eccolo, La magia in un battito d'ali. E qui, vabbè, ho preso alcune pagine. Sempre Prima su. di leggere magari le ultime pagine, ricorda anche di chi sono i disegni che illustrano Altro che, questo. certo, con grande piacere. Allora, prima di tutto i disegni. Allora, guarda, se mi permetti, voglio dire anche per quanto riguarda, e se la zampetta fosse sulla luna, ci tengo moltissimo a dire che questi disegni sono stati realizzati dai bambini della scuola elementare. E quindi loro hanno letto il libro e poi hanno realizzato i disegni. Io ovviamente li ho lasciati liberi nella loro espressione, e grazie anche all'aiuto delle maestre. E loro hanno realizzato questi disegni meravigliosi, tutti fatti da loro. Quindi sappiamo, il bambino ci mette proprio il cuore quando disegna. E quindi questa cosa ci tenevo a dirla. I disegni della magia in un battito d'ali sono stati realizzati da Daniela Arlotti, che è un'artista, un'insegnante, e ha realizzato questi disegni a mano, completamente realizzati a mano, con la tecnica dell'acquerello. Quindi chi conosce un po' la pittura sa che la tecnica dell'acquerello è veramente difficile. È difficile perché non si può correggere, ecco, in primis. E quindi lei, quando appunto faceva un disegno, era molto attenta. Molto precisa. Devo dire che è nato questo feeling tra noi, nonostante non ci fossimo mai incontrate. Ecco qui veramente l'importanza e la bellezza anche di internet, perché comunque io, grazie alla tecnologia, infatti ringrazio veramente tantissimo, in quest'ultimo anno ho rivalutato tanto la tecnologia. Anche se poi non mi reputo una grande esperta, però l'ho rivalutato tantissimo perché mi ha aiutato. Prima di tutto mi ha permesso di stare a contatto, di continuare le mie lezioni online di yoga, di stare a contatto e condividere con le mie allieve. E poi ho potuto pubblicare il libro grazie alla tecnologia. Quindi fino a qualche decennio fa non sarebbe stato possibile, invece adesso è possibile. Io e te, Marco, stiamo parlando e insieme ai nostri ospiti grazie alla tecnologia. E quindi veramente ho rivalutato tanto e sono grata alla tecnologia, veramente. La ringrazio tantissimo. E ora, se mi permetti, vorrei leggere qualche pagina.
non vorrei annoiare i nostri spettatori, sarò breve. Allora, un giorno giocando con lei nel parco, ovviamente mi riferisco a Minnie, e vedendola correre dietro una pallina colorata, la felicità era una costante per lei. Ma questa l'ho già letta, giusto? Sì, Ecco, scusa, ma confermo. mi stavo Niente. ripetendo, mi stavo ripetendo. E quindi questo l'ho già letto, non so se c'è. Forse questo? Ah, questo non l'ho letto però, mi sembra almeno. Hai letto una cosa sola, quindi. Ah, ok. Allora, questo è, si corre, si lavora, si corre e si lavora, dimenticando spesso l'unica ragione per cui siamo su questa terra, l'amore. L'amore verso noi stessi, che come un sasso nell'acqua genera tanti cerchi da rendere l'acqua del lago mossa da movimenti circolari, da cui l'acqua non può esimersi dal gioire. E così è la nostra mente. Quando siamo felici, sereni, quando gioiamo nel vedere gli altri felici, o quando coltiviamo pensieri ed azioni positivi, tutti gli altri intorno a noi vengono contagiati e a loro volta diventano felici ed entusiasti, modificando i loro pensieri, trasformandoli in positivi. E allora dico, come ho detto poc'anzi, diventiamo contagiosi e virali del virus più potente, il virus della positività, della bellezza, della gentilezza e della cortesia. Diventiamo cultori della mente positiva e creativa, intrisa di buoni propositi, non giudicante e propositiva. Iniziamo questo meraviglioso viaggio da noi stessi. E come si fa? Mi domanda con gentilezza una giovane donna seduta vicino a me. E quindi lì. E poi qui parlo del nostro sé. Quindi dell'importanza di entrare in contatto con il nostro sé, il nostro cuore. Questo ci permetterà di spiccare il volo. Ecco qui che ci rifacciamo alla magia della leggerezza, diventare invincibili. E sai perché? Perché la chiave di tutto è avere fede, credere in se stessi, nelle proprie capacità. E quando ciò accade, ti senti libero, leggero, senza zavorre, senza dover rendere conto, senza aspettative. Ti senti sul sentiero e soprattutto sul tuo sentiero. Non stai vivendo la vita di qualcun altro, non devi emulare e compiacere nessuno. Vivi semplicemente la tua vita, ma affinché questo avvenga devi prima morire, cioè spogliarti di tutto ciò di cui hanno voluto convincerti per credere in ciò che tu reputi giusto per te. E allora, e solo allora, rinascerai. Quindi qui ci rifacciamo all'importanza di entrare nel flusso della natura. Perfetto.